Buongiorno, leggiamo dal libro di Geremia, capitolo 23, versetto 29, e dice: «La mia parola non è forse come un fuoco, dice il Signore, e come un martello che spezza il sasso?» Matilda, l'amica dei carcerati, seconda parte. Ecco alcune testimonianze degli incontri di Matilda nelle carceri. Arska, assassino molto violento, si era proclamato il peggior bandito della Finlandia. Un giorno fu molto stupito vedendo entrare senza timore nella sua cella quella fragile ragazza. Lei si sedette accanto a lui e gli parlò del suo villaggio. Arska rimase disarmato da quella semplice dimostrazione di affetto. Accettò il Nuovo Testamento che gli era offerto e promise di leggerlo. I suoi carcerieri, qualche tempo dopo, testimoniarono del suo radicale cambiamento. Onca, condannato all'ergastolo, le confessò di non aver fatto altro che del male nella sua vita. Matilda allora pensò all'incontro di Gesù con quella donna che gli aveva confessato il suo triste passato, Giovanni capitolo 4, e, come il suo maestro, chiese al detenuto di darle da bere un po' d'acqua. Vedendola mettere le labbra sulla sua ciotola piuttosto sporca, quell'uomo fu commosso. «Non ha avuto vergogna del mio stato». Matti si mise a ridacchiare quando la ragazza aprì la sua Bibbia e la sfidò a trovare nella prima pagina qualcosa che lo riguardasse. Lei allora lesse: «La terra era informe e vuota, così è la tua anima, Matti». E Dio disse: «Sia la luce». Genesi capitolo 1, versetti 2 e 3. A poco la luce del Vangelo entrò anche nel cuore di quell'uomo che si convertì al Signore. Dio non ha mai abbandonato la sua ambasciatrice presso i detenuti e le ha sempre dato la parola appropriata alla situazione. Per tutta la vita il suo motto è rimasto: grazia e pace. Quella grazia e quella pace che facevano la sua felicità e che lei voleva fortemente condividere con gli altri. Che il Signore ci benedica.